Allora, un saluto a tutti. Vorrei innanzitutto precisare che questo video è praticamente improvvisato. Io sono non solo di prepararmi i testi dei video anche per giorni, mesi, poi ci ritorno, poi non ci ritorno, poi l'editing lo faccio anche senza di tempo. Questo video è praticamente improvvisato, sto parlando praticamente a braccio, cosa che non dovrei fare perché sono balbuziente. Quindi chiedo scusa per tutto, come sempre. Questa volta l'urgenza mi costringe a fare un video immediatamente, senza una grossa preparazione. Io volevo commentare immediatamente quello che è successo negli ultimi giorni. Prima della faccenda della Corte Costituzionale americana, che costringe praticamente tutti gli stati ad accettare i matrimoni gay. Secondo posto, le dichiarazioni del presidente della CEI sul fatto che i matrimoni omosessuali non sono delle priorità, allo stesso posto il fatto che la Corte Europea dei diritti umani ha detto che l'Italia deve necessariamente non fare alcuna discriminazione tra etero e gay sui matrimoni. Allora, innanzitutto la questione è complessa, perché io la questione è complessa. Il discorso è questo, in sostanza. Il matrimonio gay, per me è giusto che lo si faccia, va bene, ma deve essere un'iniziativa democratica, necessariamente, per una serie infinita di motivi che in questo momento non posso spiegare tutti. Non dovrebbe esserci bisogno. Il discorso è che innanzitutto non ci deve essere nessun organismo che dall'altro mi deve dire cosa devi fare o cosa non devi fare. Questa non è democrazia, partendo da questo presupposto. Perché se la democrazia è sbagliata, va bene, diciamolo chiaramente. La democrazia è sbagliata, sostituiamola. O sbaglio? Ma se vogliamo veramente rimanere in democrazia, allora devono essere le persone a convincersi che è giusto. Facciamo delle petizioni, dei movimenti, delle manifestazioni, tutto quello che volete voi. E lo facciamo legalizzare in Italia, in America, proprio. La cosa interessa, io vi faccio un esempio, no? Perché questa cosa viene capita molto in America. Il fatto che gli stati uno ad uno stanno decidendo se accettare matrimoni gay oppure no. Questo mi fa pensare molto quello che praticamente hanno fatto i vetero cattolici e gli episcopali, sono due chiese che ormai sono diventate sostanzialmente la stessa cosa, grazie al dialogo ecumenico. Sono chiese di fede cattolica, che non riconoscono il Papa, non riconoscono l'infallibilità del Papa. Ed esiste una maggioranza, diciamo, progressista, virgolette progressista, sull'argomento. Sostanzialmente queste chiese hanno una sorta di struttura federale, dove sostanzialmente le varie comunità, cioè, siccome sono chiese minoritarie, le comunità sono poche, piccole, ristrette, sono come le grandi famiglie, in sostanza, queste chiese, qui, le varie parrocchie, le varie diocesi, senza scendere troppo nel dettaglio, probabilmente sto anche dicendo delle imprecisioni. Sostanzialmente, queste persone hanno lasciato, praticamente hanno una struttura, sia, cioè, sono delle decisioni che prendono sia i parrocchiani sia il clero, la virgolette il clero di queste chiese. Sostanzialmente, nelle varie, diciamo, province ecclesiastiche, chiamiamole così, nelle varie diocesi, insomma, nel caso dei vetero cattolici, sono deciso in ogni posto, in maniera molto delocalizzata e decentrata, se accettare le donne preti, donne vescovo e matrimoni gay. Perché in quelle comunità, se si ha il piacere di accettare coppie di tutti i tipi, gente che si ama, stiamo parlando di famiglie, non gente che valga village people, no? Come una volta disse anche Scalfarotto, una volta così disse, no? Noi gay non, coppie gay non siamo gente che va in discoteca a ballare i village people, farvi un esempio proprio banale. E quindi dove ci sono stati dei posti dove hanno deciso di sì, altri hanno deciso di no. A prescindere da, pur accettando tutto il resto della fede, la religiosa, eccetera, eccetera. E quindi di conseguenza il modello, diciamo, americano mi stava piacendo, nel senso che ogni stato faceva bene a decidere, ognuno per conto proprio, se accettare queste coppie oppure no. Invece la Corte, le Costituzioni hanno detto tutte da accettare, anche in Texas.
Allora, il problema è che in posti come il Texas o il sud Italia, due omosessuali non possono camminare liberi per strada, senza che si insultino, li picchino, anzi nemmeno possono starsene per i fatti loro, perché se succede, succedono atti di violenza e non ne ho visti mai, espliciti di violenza o bullismo omofobico, però insulti, minacce, sono successe queste cose, gente che ride. Atti di omofobia a tutti gli effetti, oppure gente, bambini, non so, bambini ragazzi grandi, che non ce l'ho da bambino, vanno, ci trovano a casa e se ne scappano. Roba da pazzi, praticamente, no? Anche in casa vanno a disturbare queste persone. Li fischiano, ma queste persone passano ancora, non ci possono camminare. In Italia ancora non è pronta, evidentemente, non è questione religiosa. Perché se in fila di motivi che non vi posso spiegare, cosa destina anche nella resistenza di chiesa, seppur minoritari come gli episcopali, i cattolici e i valdesi, che sono. Cioè, esistono persone che credono in Dio, in Cristo, eccetera, eccetera, e che sono. Che accolgono coppie anche omosessuali. Non è questione religiosa, è una cavolata. È una scusa quella della religione. È un po' di educazione proprio di base, che gente che non crede e che insulta un gay, cioè non è questione di religione. Quindi il problema è che ci vuole dare a base un'educazione contro l'omofobia, innanzitutto. Sicuramente ci saranno anche delle persone che vogliono usufruire del problema delle unioni civili, questo mi rendo conto, però il discorso non so se questo momento è quello adatto, perché deve partire dal basso. Secondo me in Italia, se vogliamo accettare i matrimoni gay, dobbiamo non solo fare dei referendum, vero e proprio referendum, come mi sembra che abbiamo fatto in Irlanda, se lo vogliamo fare veramente, ma il referendum deve essere fatto una cosa un po' particolare, perché c'è proprio una necessità di base, che come volevo dire. Non so come spiegarmi. Deve essere una sorta di referendum decentrato, cioè praticamente come se ogni provincia deve vincere il sì. Non sto scherzando. Perché nel sud Italia, cioè non parlo per pregiudizio, parlo perché io ci vivo nel sud Italia, ok? Ogni provincia dovrebbe contare il 50% più uno degli aventi diritto, devo dire sì. Ogni provincia dovrebbe essere, non so se è costituzionale come cosa. Ma sarebbe giusto così, perché in ogni posto d'Italia deve essere accettato, secondo noi non stiamo parlando di federale come in America, deve essere accettato un po' come in America, no? In ogni posto d'Italia dovrebbe essere fatta una delega, una legge apposta che non si possa fare, anche per altre esigenze, vorrebbe tornare a dire come cosa. Ogni provincia d'Italia dovrebbe dire ok, sì, va bene, perché ci sta troppa gente oggi che non è. Così c'è gay friendly. Ma gente omofoba in giro, anche se gente che dice, sì, ma loro chiamano di gay, sì, però non li voglio vedere che gli fanno schifo. Queste cose sento, gente che di facciata, anche per fingere di essere di sinistra, fingere, Tottorino, deve fare la parte di quelli che credono in queste cose. Ma poi nella parte, nella pratica, loro stessi non sono disposti ad accettare gay o cose simili. Ok. Il discorso poi è che effettivamente io devo anche dare ragione al presidente della CEI. Questa non sarebbe una grossissima, grossissima priorità. In realtà sarebbe l'omofobia, sicuramente, come ho già parlato in un video su quale argomento tornerò sicuramente. Ok, questo è il fatto. Perché sostanzialmente io ci dovrei dedicare un video apposito. Il problema è che non è una questione che poi il cardinale ovviamente dice non è priorità, ma questo non significa che qualche volta risolta le priorità poi dice vabbè facciamo un po' di via. Per il cardinale mettiamo lì che non si devono fare punto e basta. Però questa cosa aveva avuto ragione, perché una coppia, diciamo che oggi le unioni civili non usufruirebbero persone da 30 anni in su, sostanzialmente. Da 30 anni in su, cioè persone che magari hanno già raggiunto la stabilità economica, no? Il lavoro, una casa, anche in affitto, tutto quello che vuoi. Gente che si può permettere nella pratica, poi sei nella condizione
sociale di poter avere figli. Questa è una questione che riguarda anche gli etero. Il problema è che se oggigiorno io non posso comprarmi la casa, non c'ho un lavoro, non c'ho niente, non posso, anche se sono eterosessuale, non mi posso sposare. Io che ho 20 anni a malapena, mi rendo conto che fa 10 anni io, quasi certamente una ragazza non l'avrò trovata, non è la ragazza giusta per potermi sposare. Meglio di avere personalmente. C'è gente che non vuole, va bene, ma c'è gente che vuole. Siamo costretti dalle condizioni storico-sociali ed economiche a non sposarci proprio, a non volerci sposare nemmeno. Siamo quasi proprio costretti a non volere più sta cosa. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Perché se tutto il mondo non esiste così più. E poi c'è sempre bene acqua, che lavoro non lo trovi. È come la mantina coppia. Come mantieni tua moglie, i tuoi figli, eccetera, eccetera. Come li mandi a scuola? Questo è in sintesi il discorso, no? Se non hai lavoro, se hai lavoro precario, se non sei. O se ti compri una casa, se te la vuoi permettere, poi c'è una patrimoniale che è una cosa, una mazzata che non finisce mai. E questo, diciamo, sono in sintesi, sono solo le cose che vengono in mente. Io vi lascio un video apposito. Da questo punto di vista, io sono d'accordo sul fatto che bisognerebbe prima risolvere parecchi problemi, come i diritti dei lavoratori, per esempio, il problema della globalizzazione, il fatto stesso. Che io, se trovo un lavoro qua e la mia ragazza lo trova, per esempio, in Australia, mica ci possiamo vedere, come facciamo a sposarci? Per dire, va. E quindi la coppia stessa, non per motivi storico-sociali ed economici, non può esistere. E anche se fosse, ci sono altri problemi. Con il lavoro che non c'era, insomma. Io spero di essere stato chiaro, sono dilungato anche un po' troppo. Il video, come vedete, è improvvisato. Abbraccio. Sparo tutto quello che mi viene in mente, proprio perché sto realizzando altri video, sto facendo anche altro. Sto pubblicando una serie di video che per il momento è privata. Dopo quella sarà pronta, la renderò pubblica. Ok? E quindi, praticamente, per un motivo di urgenza. Sono sentito l'esigenza di fare subito questo video. E poi se è tutto chiaro, attendete che a breve dovrei pubblicare una decina di video. Alcuni sono già pubblicati in privato su argomenti vari, ok?